Iscriviti al canale! Non so neanche, lui ha bisogno di spazio, vero, per spawnare? Beh, lo prendiamo, ma... Ho bisogno di questa info. Ho provato, ho fatto ottavo. Beh, Jevon, questo non è un... Questa volta qual è la tua cioè, strategia? Ora, qualcuno potrebbe anche interpretarlo come un dissing, però... Non significa, ecco. Meglio che sto Murloc. Meglio di Pierre Matta. Tanto turno 1 vince. Un champion che a turno 1 vince, già va bene, no? Prossima volta. Buona battaglia. Oh no. Questo non è abbastanza. Un errore che a turno 1 vince. Però ci sai fare. E qua siamo al primo bivio. Si livella o non si livella? Onestamente io non livellerei. No, è che l'ho messa un po' di giorni fa, l'ho messa via e oggi l'ho rimessa. Chi mi hai preso per uno zozzone? Ma io non lo so. Se tu non compri il cinghiale e l'imp, direi. Quella tripla lì non ho ben idea di quando farla, mo vediamo. Dipende un po' da cosa troviamo poi. Ma potrei fare il cinghiale avendo livello. E la tripla fai la turno 3. Fa un caldo pazzesco. Oggi forse un po' meno. È un pelo più coperto, ma fa comunque molto caldo. Prive chat. Che vuol dire prive? GV, hai qualcosa da... da raccontarci? No, perché, insomma... La capisco, ma con Khadgar no, sicuramente. Senti, allora, i video su YouTube con GV sono i migliori. Mai fatti, credo. Poi se non fanno view, non mi importa. Possibilità di vincere. Non è vero, Jevon. Questo lo credi te. Come andiamo? Bene, 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 molto bene. Ieri abbiamo fatto la mega giornata di festa di Giuli, quindi siamo molto contenti. Secondo me qua... Cioè, non lo so, potrei anche triplare al 4. Però, come faccio a triplare al 4? Cioè, questa è la questione. Perché triplare al 4 sarebbe meglio. Perché ci sono... Si è intossicato col marshmallow. Ma secondo voi io ho mangiato quel marshmallow, dai. Ragazzi. Facciamo i seri. No, allora, è andata così, in realtà. Probabilmente compro lui e poi lo vendo. Prossimo turno. E faccio la tape. Tanto fa schifo. Stavamo disquisendo sui marshmallow, se i marshmallow che ti vendono qui in Italia sono gli stessi che... vendono, diciamo, negli Stati Uniti, no? Quelli dei film, ok? E la risposta sembra sia stata sì. E quindi poi abbiamo provato questa cosa per testarli. Però appena messo sulla candela ha preso quel colore tossico che non bene, ecco. Quel colore non bene. Infatti no, non andavano mangiati.
Classico colore non bene. Hai presente? Bello sto disco, vabbè. Mazza. Fate. Forza, mio destriero marino. Che schifo. Cioè, nel senso, boh. Vabbè, ho fatto una trip. La candela era un 6 ed era a caso, e ce l'avevamo in casa a casaccio, non capisco perché ce l'avevamo in casa. C'era cercata mio fratello per fare la prova e... Hai buone possibilità di vincere. È stata una prova ovviamente fallimentare, ma divertente, insomma. Bravo, con questi trade, belli questi trade. Mamma quanto mi sono piaciuto, mamma quanto mi sono piaciuto qua. Per vedere se il gioco valesse la candela. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Non male, però. Devo dire che la battuta mi è piaciuta. Potrei livellare, che ne pensate? Sì, cazzo, livello. Tanto sono orribile. No, era tremendo, cioè è diventato subito nero sulla candela e quindi poi non l'abbiamo mangiato. Cotto e cremoso dentro, è un po' più... Cioè, la consistenza del marshmallow crudo è terribile perché è tutta gomma. La consistenza del marshmallow cotto fa schifo uguale. Quello è il problema, cioè... È un'altra consistenza, ma che fa schifo anche quella. Quindi... Rieccoti. Come va là fuori? Potrei provare con la peole. Magari facciamo un game, che ne so. Bella scelta, molto tattica. Fa tutto molto schifo, ma è un po' quel che è. No? Ciao, ciao chat, che si è ricordato di avere un lavoro. Senti, Wildman, se io prendo 2 giorni alla settimana di pausa... E non lo faccio mai di prendermi 2 giorni di fila di pausa, perché non lo faccio mai. Tanto 2 giorni di fila di pausa sarebbero sacrosanti, ok? E io non li prendo mai. Una volta che per il compleanno di mia figlia mi prendo 2 giorni di pausa, stai qui a mettere a punzecchiare? Ti perdono per qualche subgift. Vergognati. Continua così. Pazzesco. Pazzesco, tutto ciò è pazzesco. Allora, 7-7, guardalo. No, che trade è questo? No, perdo anche, lui c'ha doppia materna e io perdo. Oh, maionne. Perlomeno non perdo. Però lui ha vinto la partita, cioè. È solo una scusa di compleanni. Di compleanni tua figlia, ne fa uno all'anno. Anche se ne salti qualcuno non cambia nulla, giusto? Giusto? Ora lo dico a mia moglie e sento cosa ne pensa. Oh, taverna 6 tetta triple. Oh, mai. Oi, 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 oi. Non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo.
Cazzo me ne faccio dell'amalgame. Non sono pessime, però neanche buone. Moltissimo, io ve lo dico. Però stai andando bene. Quasi. Ci siamo, ci siamo. Siamo simili. Cos'è QVS? Ho delle reclute fresche fresche per te. Una capa in F, è incredibile che la build abbia dominato in questo modo. Non prendo un'altra legnata, però io devo triplare, cioè, se no non vado da nessuna parte. Maionne. Vediamo se lui mi dà una tripla. Beh, devo dire che la mia build è migliorata, sensibilmente. Purtroppo queste ore sembrano una discreta merda. La speranza è che muoia uno di loro due. Cioè che uno di loro due incontri Maiev. Così che muore. E io incontro il morto. Buone possibilità di vincere. Forte. Non lì, non dovevi attaccare lì però. Potevo anche non perdere, sapete? Questo era Ogni gigantesco. tanto. Lo sapete? Sono morto. Eh già. Non so bene cosa posso fare per migliorarmi qui. Ulla. Tripla? Assolda pure una di queste reclute. Beh, embe, secondo me è vinta. Gozze col quindicesimo. Grazie, Gozze. Buona battaglia. Beh, è vinta, no?
Però ho detto che faceva schifo. Vabbè, è vero che non abbiamo triplato. Che abbiamo fatto una tripla, l'abbiamo missata. Però sì, sto coso fa schifo. Poco da fare. Scena. Cioè, nel senso, non. Che è sta. Cioè, che. Perché? Perché? Io devo giocare un pezzo in meno per giocare un pezzo brutto. Non. No.